Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi video haul, ma questa volta non a tema beauty. Vi mostrerò infatti degli acquisti che ho fatto di abbigliamento, borse, su Zara, H&M, insomma, qualche altra chicca che ho acquistato secondo me con, tra l'altro, delle ottime offerte e degli ottimi sconti. Quindi per cambiare un po', ho pensato di fare anche un video non a tema makeup. Fatemi ovviamente sapere come sempre giù nei commenti, lasciandomi un like, un commento, se vi piace questo genere di video. Se volete iscrivetevi anche al canale se non l'avete ancora fatto, venite a trovarmi su Instagram e noi iniziamo dagli acquisti più piccini. Ho approfittato a fine agosto, quando ero tornata dal mare, della promozione sui calzini da Calzedonia, insomma, servono anche i calzini. Praticamente 10 calzini erano a 10 euro e quindi io li ho presi, insomma, ho potuto scegliere tra quello che era in promozione, quindi mi sono, diciamo, accontentata, ma sono comunque molto carini, tutti colorati, mi piacciono molto colorati. E eccoli qua. Tutti e 10, ho preso un po' queste fantasie blu, verde, ho preso più che altro calzini corti, che sono quelli che sfrutto un po' di più, però ne ho preso anche qualcuno un po' più lungo, perché quelli corti non erano tantissimi come colorazioni, infatti li ho ripetuti anche. E invece come calzini lunghi ho preso loro questi a righe, questo con i fiorellini e questo rosa a righe. Insomma, sono carini e per 10 euro costerebbero 4 euro al paio, se non sbaglio. Vediamo se c'è scritto, ma mi ricordo. Ah no, 6 euro addirittura questi più lunghi o 4 euro. Quindi direi ottimo, veramente. È stata una bella promozione per fare incetta di calzini che mi servivano tra l'altro proprio per l'inverno. E in più ne ho presi alcuni anche da H&M. Io spesso acquisto questi pacchetti da, in questo caso, 7 calzini da H&M. Anche mi ci trovo bene per i calzini corti. Hanno spesso anche delle colorazioni carine, delle belle fantasie. E 7 a 9,99, tra l'altro avevo anche 3 euro di buono, quindi non li ho pagati veramente nulla. Sono poi passata da Yamamay, non mi vorrei confondere con Tezenis, non so perché Yamamay e Tezenis li confondo, perché avevo preso con i saldi a luglio un pigiama estivo con cui mi trovo benissimo, veramente mi piace un sacco, è molto carino anche esteticamente, ve l'avevo mostrato nel video dei saldi a luglio, era quello del color giallo limone, mi è piaciuto proprio anche il tessuto perché ha la maglia in cotone e invece il pantaloncino è come tessuto stile effetto seta, ecco. E quindi sono tornata con gli ultimi saldi per vedere se c'era ancora qualcosa e c'era qualcosa che mi interessava. Oltretutto c'era anche la promozione, oltre ai saldi, per cui se si acquistavano, mi sembra che siano 5 pezzi in tutto, comunque uno era in regalo. E quindi ne ho approfittato. Allora, ho preso come pigiama questo pigiama sempre a mezza manica, però il pigiama di questa misura, insomma, non il pigiama lungo, lo utilizzo parecchio perché poi magari anche mettendo il piumone quando inizia a fare più fresco, poi la notte ho caldo e quindi utilizzo veramente tanto il pigiama, diciamo, a mezza manica, anche col pantaloncino corto. E ho trovato in promozione ancora questo, blu, però molto carino, con la scritta Cherry. No, cosa c'è scritto? Mon cheri, ok, e niente, semplice blu con le rifiniture grigie, però sfizioso, e col pantaloncino così, grigio, bellini, è molto molto carino, ed è comunque fresco, un tessuto, un cotone fresco e leggero, però ripeto, lo porto poi parecchio. Poi ho preso invece come pigiama lungo questo stile pigiama di seta, eccolo qui. Adesso non mi ricordo esattamente tutti i prezzi, ad esempio questo verrebbe 25,95, ma erano tutti scontati questi prodotti al 30, 40 o 50, e in più, ripeto, c'era la promozione per cui un pezzo era anche gratuito, ve l'avevo segnalato anche su Instagram. Adesso scusate, ma ho messo tutto così nei sacchetti, si è stropicciato tutto, quindi ve lo mostro ed è così.
Bellissimo questo tessuto perché è veramente morbidissimo ed è veramente, veramente carino su, eh? In questo colore anche un po' particolare, bello secondo me per l'inverno, perché è come un ha del rosso, del marrone, è bello, una bella punta di colore invernale e questo è il pantalone sotto. Eccolo qua, bello. Veramente carinissimo su, morbidissimo il tessuto, è veramente coccoloso, mi piace veramente tanto anche questo effetto seta perché rimane veramente molto molto. No, mi sa che la promozione era su 4 pezzi uno il regalo, perché i pigiami erano considerati un pezzo unico, e invece questa tuta che ho preso era considerata come pezzo singolo per il sopra e per il sotto, e ho preso questo completo di tuta che mi ha attirato anche qui per il tessuto, dovrei farvelo sentire per farvi capire, però è un tessuto veramente liscio e morbidissimo. Adesso io non so esattamente la composizione, la tonalità è descritta come rosa argilla, è vero, infatti mi è piaciuta tantissimo anche la punta di colore perché non è un rosa, insomma, di quelli accesi che piacciono a me. Però in inverno magari sono un po' eccessive, insomma, da mettere, magari anche, non so, per uscire, fare una commissione o anche per stare in casa, insomma, questo mi sembrava un colore decisamente molto più invernale, però molto carino. E appunto, con questo cappuccio e questa è la felpa con le taschine, è morbidissima, comodissima questo tessuto che è stupendo, veramente. Mi piace troppo al tatto perché è liscissimo, veramente mi ha colpito subito questo completo proprio per il tessuto. E poi ovviamente c'è il suo pantalone. Questi sono sempre quei completi comodissimi che non possono mai mancare. Molto carini anche i pantaloni con la fascetta qui in alto e giù cadono dritti. Belli. Mi è piaciuto molto anche questo completo, quindi devo dire che sono molto contenta anche di questi acquisti che ho fatto, perché alla fine poi ho preso tutto, tipo al 70% di sconto e ho preso due pigiami che mi piacciono tantissimo e questo completo veramente carino. Poi passiamo un attimo ad H&M e Zara. Allora, da H&M ho iniziato un po' a guardare il sito per vedere se ci fosse qualcosa di interessante tra le novità, anche perché sono piena di buoni per i sacchi di vestiti che ho portato. Per ogni sacco che portate vi danno un buono da 5 euro su una spesa di 40, però online, non in negozio. Ho scoperto che online se si arriva a 45-50 euro mi applica, mi prende due buoni, quindi ho lo sconto di 10 euro e ho iniziato a fare questo primo ordine perché ho visto questa felpina rosa che mi è piaciuta tantissimo da subito con la scritta New York, molto carina, insomma, quando vedo le felpe di questi colori sapete che mi chiamano moltissimo e con la scritta così di una città non ce l'avevo neanche, insomma è una felpa semplicissima però molto molto carina e questa è felpata quindi è perfetta proprio anche in inverno. Bellino, ho preso l'XS e vedete che è bella abbondante, però queste sono proprio carine portate così abbondanti. Bellina, questa è della nuova collezione, mi è piaciuta molto. E questa costa, mi sembra 25, c'è anche un'altra linea di felpe invece semplici, senza scritte, che ho anche visto in negozio e sono abbastanza carine. Forse come tessuto sono migliori queste, però vi segnalo che ci sono appunto anche queste felpe a no, 15 euro, in varie anche tonalità, in rosa, in un bel blu elettrico. Ripeto, non è che sia la qualità sia eccellente, però magari anche con uno sconto, secondo me sono carine, mi piacciono proprio anche le tonalità, magari no, più avanti la prendo. E ho preso poi un paio di scarpe, perché io vi devo dire che ho scoperto che con le scarpe di H&M fino adesso mi ci sono trovata molto molto bene. Io ho un piede difficile, tantissime scarpe, a volte ho speso anche insomma di più pensando di prendere delle scarpe che non mi avrebbero dato problemi con i piedi.
e poi non sono riuscita a metterle perché mi facevano un male atroce. Ho dei piedi che subito veramente mi si riempiono di vesciche, mi fanno proprio male se la scarpa non è comoda. Quindi nel tempo ho un po' capito quali sono i modelli che riesco a utilizzare di più, ad esempio come la ballerina con l'elastico dietro, perché se è rigida mi distrugge il calcagno, insomma. Ho imparato un po' con l'esperienza nel tempo a capire che cosa di solito mi calza meglio. E tra le varie scoperte, diciamo, low cost che ho fatto, ci sono state proprio le scarpe di H&M, perché io le trovo comodissime. Ad oggi tutte le scarpe che ho preso di H&M le ho trovate comodissime. E mi hanno colpito un sacco queste sneakers. Ma guardate che belle! Ma sono troppo carine con tutte questi colori all'interno, però non pacchiane, non insomma dei colori troppo magari anche accesi, che poi diventano un po' più difficili da abbinare, da portare. Proprio dei bei colori pastello tenui, delle bellissime sneakers, e devo dirvi che anche viste così sembrano proprio anche delle belle scarpe. Queste sono le più belle, almeno per il momento viste così, che ho preso da H&M. Devo dire che ad esempio ho preso quest'estate le spadrillas comodissime, delle ciabatte, però vi fanno una stagione, poi le dovete buttare. Invece ad esempio ho delle sneakers, sì, le Superga, sempre di H&M, che mi stanno durando da un po', però queste sono proprio belle, sono, non lo so, mi piacciono proprio esteticamente e anche come sono fatte. Ho provato il numero, ho preso il mio solito numero, il 39, mi sta perfetto. Io so che è proprio il mio numero da H&M, quindi anche se l'acquisto online di solito non sbaglio. E mi piacciono da impazzire, veramente da impazzire. E costano queste scarpe, adesso non mi ricordo, 30-35 euro. Poi ho utilizzato anche il mio buono da 10 euro e sono molto contenta perché le scarpe le trovo deliziose e mi piace molto anche la felpina, quindi molto contenta anche di questi acquisti. Insomma, bisogna un po' andare a cercare le cose più interessanti su questi siti, bisogna dirlo, perché a volte alcune cose non mi sono piaciute granché, però delle chicche a volte si possono trovare. Poi sono passata invece da Zara in negozio, sarò tutto il sacchetto, e qui invece con sempre gli ultimi saldi, ho guardato proprio il reparto degli ultimi saldi, non ho ancora visto nulla della nuova collezione. Ho preso questi pantaloni della tuta neri, perché mi servivano un nuovo paio di pantaloni da tuta neri, e li ho trovati tra l'altro a 11,95 euro, nulla, e su sono carinissimi, veramente carinissimi, sono dei semplicissimi pantaloni neri con l'elastico qui in fondo che cade dritto, però sono davvero molto carini, insomma, per essere un pantalone semplicissimo nero da tuta. Mi piace proprio anche la vestibilità. E infine ho preso, se poi trovo ancora questi prodotti magari vi lascio il link giù in info box, se riesco, se vi interessa qualcosa, al massimo se vi incuriosisce qualcosa che non trovate, non vedete, scrivetemelo, se posso vi aiuto. E poi ho preso un'altra delle mie amatissime, ormai per me questi sono dei must assoluti, una di queste appunto camicie di Zara. Sapete che io le amo follemente, mi piace proprio tantissimo utilizzare queste camicie, perché secondo me fanno una bella scena, un bel effetto, stanno benissimo per un look casual, elegante da tutti i giorni. Tra l'altro appunto hanno questo tessuto anche qui, effetto seta, ma non sono seta, quindi non si stropicciano, non le dovete stirare, basta che le appendete, io faccio così, le metto sulle appendiabiti, le lascio asciugare così e sono perfette. E ci sono 3000 colori fantasia. Ho trovato solamente ancora questo in negozio, tra l'altro nella taglia che volevo, scontata a 15,95 euro, però questo bel rosa acceso con insomma questi disegni di fiori, era carina, non mi dispiace affatto. Su, sapete che su questi colori con i miei toni non mi dispiacciono per nulla, e quindi ne ho presa un'altra giusto
per non farsi proprio mancare queste camicie che ormai sono diventate per me un'ossessione. Poi ho fatto un ordine sul sito di Guess. Quest'estate è stata un po' la riscoperta di Guess con i saldi, perché sapete che ho preso 2-3 borse con i saldi, secondo me dei prezzi ottimi, delle borse molto carine. Tra l'altro la borsa rosa l'ho utilizzata tutta l'estate, la sto ancora utilizzando, la adoro, mi ci sto trovando veramente benissimo. Non ho mai acquistato nulla d'abbigliamento di Guess, sono andata però online sul sito per vedere, non so, così sapete, gli ultimi sconti anche per le borse, ho detto ma vediamo se c'è ancora qualcosa, per le borse non c'era nulla più che mi interessava, ma ho visto nella sezione abbigliamento invece queste felpe che mi sono sembrate molto carine e tra l'altro erano già scontate al 50%, in più c'era un ulteriore 20% quando ho fatto io l'ordine, quindi scontata al 70% l'ho pagata 20 euro come una felpa di H&M, quindi l'ho presa subito. Purtroppo mi sono dovuta accontentare, nel senso che o prendevo lei bianca così o non c'era più altro, perché era finito praticamente tutto e nella mia taglia questa è XS, che comunque vedete veste sempre abbastanza morbida, ampia, un po' come la felpa di H&M. C'era solamente così, tutta bianca, con anche il logo bianco. Certo, si perde un pochino tutto bianco, però allo stesso tempo è anche fine così. Il bianco mi piace tantissimo, devo dire che la felpa è veramente molto molto carina. Se penso che costerebbe 75 euro, se non sbaglio, l'ho pagata 20 euro dentro a un tessuto felpato che è morbidissimo, molto carina anche la felpa di H&M, però insomma aver preso questa di Guess praticamente allo stesso prezzo mi rende molto molto contenta, perché la trovo veramente carina e bianca mi mancava, tra l'altro, perché poi mi fisso magari con rosa, insomma con quei colori, anche se il bianco mi piace tantissimo, bellina. Quindi sono contenta anche di aver trovato questo capo in super sconto. Chiudiamo questo video haul acquisti con delle chicche secondo me molto belle, perché mi piacciono tantissimo questi ultimi due acquisti. E parliamo di borse, per gli amanti delle borse. Sapete che quest'estate ho acquistato delle borse da Guess con appunto gli sconti, con i saldi. Sono stata molto contenta, come vi ho detto, di questi acquisti. Magari vi lascio giù in info box il link ai video se non li avete visti. So che queste borse di Guess comunque mi sono piaciute molto, devo dire. Mi avete scritto in diverse su Instagram, nei DM, chiedendomi proprio anche dove potevate trovare ancora queste borse, perché vi sono piaciute, quindi abbiamo un po' riscoperto Guess. Per il momento diciamo che mi sentivo a posto così, tra l'altro ho fatto questi acquisti proprio perché ne avevo anche necessità, dato che quest'inverno ho fatto un decluttering pazzesco. In realtà sto continuando anche adesso, perché con il fatto che sto appunto sistemando delle stanze, ho tolto tutto dagli armadi, sto cambiando proprio anche dei mobili, quindi se ne approfitta per fare decluttering e ci si rende conto veramente di quante cose si accumulano che magari anche non si usano nel tempo, e questa è una cosa su cui veramente voglio migliorare. E sì, un aspetto proprio su cui mi sono prefissata di lavorarci su, perché è un conto avere una collezione, un conto avere appunto cose, più cose però che piacciono, che si sfruttano e che si usano. Tenere nei cassetti, negli armadi, roba lì accumulata che poi ci dimentichiamo anche di avere è veramente un peccato, e questa cosa non la voglio più fare, e sono contenta proprio di tutto quello che sono riuscita a dare via. È stato quasi proprio come una sorta di liberazione, sono proprio contenta adesso di aver recuperato anche degli spazi, di avere le cose che voglio più in vista, o comunque sapere di andare ad aprire l'armadio e trovare tutte cose che mi piacciono e che utilizzo. Quindi questo decluttering veramente è stato, non so, mi ha motivato in questo senso, sia per quanto riguarda il make-up, perché in realtà era iniziato dal make-up e poi sono andata avanti con l'abbigliamento, con i vari cassetti, con le borse. E quindi quest'estate appunto ho approfittato di questi sconti, tutto questo discorso per dire che ho approfittato degli sconti per prendere delle borse, perché mi servivano, anche perché sono una di quelle persone che dopo un po' nel tempo si stufa ad utilizzare sempre la stessa borsa, mi piace anche cambiarle, devo dire che non spendo delle cifre spropositate per le borse, sono tutte borse che va bene anche dopo qualche anno cambiare, e quindi sono appunto andata da Guess.
Poi, quando sono tornata appunto dalle vacanze, sono capitata guarda caso sul sito di Michael Kors. Ho avuto nel tempo qualche borsa di Michael Kors, devo dire che mi sono piaciute molto, però anche di quelle ne avevo date via alcune perché non erano più modelli che sfruttavo molto. Poi ho proprio cambiato anche il genere di borse che utilizzavo rispetto ad una volta, adesso magari anche con due bambini, così devo avere borse pratiche, tutte a tracolla, magari una volta non ci stavo a guardare ecco, su questa cosa. Però con Michael Kors mi sono sempre trovata molto bene. Quindi niente, sono andata a dare un'occhiata sul sito di Michael Kors e c'erano i saldi. E ho visto una borsa che niente, proprio mi ha colpito subito. Non mi ricordo il modello perché in realtà io avevo in mente il modello Selma, che era un modello che avrei già voluto acquistare un po' di tempo fa, poi non ho mai preso e io non lo trovo più, non lo vedo neanche più sul sito. Ho visto però questa borsa che secondo me come genere ricorda un po' il modello Selma ed è lei. Magari vi scrivo giù poi il modello perché adesso appunto non me lo ricordo, non so se è scritto da qualche parte. Ho ancora tenuto la protezione sui manici, sulla tracolla perché non la sto ancora utilizzando dato che come vedete ho preso una borsa nera quindi la tengo più per l'inverno. Questo modello lo cercavo proprio esattamente così, che è un po' simile, ricorda un po' il modello, se vogliamo, che ho preso da Guess della borsa verde acqua, quella mi ha fatto proprio innamorare, però insomma questa è di Michael Kors, quindi è veramente bella e poi soprattutto la volevo nera, quella verde acqua è un modello che tengo per l'estate. Primavera estate, diciamo, anche se è un verde che si può sfruttare un po' tutto l'anno, però l'avrei voluta proprio anche nera e finalmente l'ho trovata e l'ho presa tipo al 60-70% di sconto. Quindi, se vi piacciono le borse Michael Kors, le trovate un po' costose perché comunque sì, non sono borse luxury di quelle insomma che sappiamo, non sono delle Chanel o delle Dior, però i loro 400-500 euro costano queste borse e se sembrano un po' troppi, guardate magari appunto con i saldi perché ci sono delle offerte pazzesche. Infatti, sicuramente al Black Friday darò un'altra occhiata se ci dovesse essere qualche altra borsa che mi interesserà. Ovviamente, bisogna sperare di trovare il modello, il colore che piace, che interessa perché a volte vanno in sconto anche dei colori che magari non ci fanno impazzire. Infatti, averla trovata nera è stato un colpo di fortuna secondo me perché era proprio un modello che mi piaceva tantissimo, a quel prezzo ne ho approfittato immediatamente. È fatta così, vedete, con gli scomparti, con la cerniera in mezzo e ovviamente alla tracolla, quindi è super capiente, comodissima, con tutte le taschine laterali, la cerniera laterale, è veramente bellissima. Io sono follemente innamorata di questa borsa perché era un modello appunto che stavo proprio cercando senza spendere, ecco, neanche quelle cifre che costano le borse di Michael Kors a prezzo pieno. Averla presa in sconto è stato secondo me un affarone. Vabbè, qui c'è il logo di Michael Kors. Belle, comunque sono delle borse che mi piacciono sempre tantissimo le loro. Pelle saffiano, bella, bella, bella. È stato un affarone pazzesco, ne sono proprio innamorata. Con questo ho terminato anche questo video. Spero che vi sia piaciuto appunto anche questo genere di video haul dove non vi ho mostrato alcun prodotto make-up. Quindi fatemi sapere se eventualmente lo volete replicato anche in futuro, insomma, in occasione magari di Black Friday, di saldi, anche proprio video haul non a tema make-up. Non riesco per il momento a registrarvi i try on haul, perdonatemi, ma non ce la faccio proprio a livello di spazio, di tempo, non ci riesco. Spero magari in futuro di riuscire anche a farlo, ma per ora non mi è possibile. E niente, se volete ci vediamo prestissimo in un prossimo video, vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!